trattato l'ingresso di loro nell'Arezzo Calcio, che mi fanno la spalla in questa scadenza di domani e per il futuro. Come vi avevo detto a suo tempo, stavo cercando di mettere l'Arezzo al sicuro e ci sono riuscito. Qui, ma si tratta di stranieri, diciamo, imprenditori stranieri? È un fondo inglese, inglese. Non mi chiede il nome perché è complicato. Ok, quindi domani ci saranno i famosi fondi entro le 13. Domani loro faranno il bill di saldo di quello che noi dobbiamo pagare entro domani. Ma sono già entrati come soci? Cioè ufficialmente sono soci? No, c'è stato un preliminare di oggi, perché poi dovremo fare il definitivo che dovrà essere ratificato anche da Neos e da Orgoglio Amaranto. C'è stato solo un preliminare di vendita di parte delle mie quote, la metà delle mie, però non ripeto, non è ceduto, è un preliminare. Un preliminare, sì. Solo un preliminare. C'è una svolta, possiamo dire, comunque. A fatica sono riuscito a realizzare il mio sogno di dare tranquillità all'Arezzo per il futuro, perché questi signori vogliono andare, ovviamente non quest'anno, vogliono andare in Serie B perché hanno interesse nel mondo del calcio. Mi ci sono voluti 40 giorni, arrivare all'ultimo giorno, ma alla fine quello che avevo detto lo sto realizzando. Poi ragazzi, sarà una mia scelta se rimanere come presidente, andarmene, perché devo esserti onesto, io sono venuto in trasmissione da te per la prima volta, ti ricordi, sì, no? Sì. C'è stato e c'è un clima di sfiducia nei miei riguardi, questo mi dispiace, ma non mi vado ad alzare la voce stasera, sono stanco. Il Neos ratifica, cioè ha intenzione di cedere la sua parte? No, però ovviamente loro hanno diritto di prelazione, sia sì. Loro che Orgoglio Amaranto di fronte a questa trattativa.